faceva il palo nella banda dell'Ortica, ma era sguercio, non ci vedeva quasi più. È stato così che li hanno presi senza fatica. Li hanno presi tutti, fuori che lui. Lui era fisso che scrutava nella notte, quando gli è passato davanti a lui un carabinier. Insomma, un ghisa, tre cariba e un metronotte. Nanca una piega, lui la fa, nanca un plissé. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché l'era il suo mestè. Così, precisi come quei della mascherpa, sono restati lì, suoi amici, a vedere il carabinier. Ha detto, ma come, porco Giuda Mondocane, il nostro palo, brutta bestia, ma dov'è? Lui era fisso che scrutava nella notte, ha visto nulla, ma in compens la sentì niente, perché vederci non vedeva un'autobotte, però sentirci che sentiva un accidente. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché era il suo mestè. Ci sono stati pugni, spari, grida e botte, io me la via l'eravamo quasi mesti. Lui sempre fisso lì che scrutava nella notte, perché il che vedeva è stesse notte come del dì. Ed è lì ancora come un palo nella via, la gente passa, gli dà 100 lire e poi se ne va. Lui circospetto guarda intorno e mette via, ma poi borbotta perché ormai le ed è arrabbiato con la banda dell'Ortica, perché lui dice non si fa così a rubare. Dice, ma come, a me mi lasciano qui di fuori? E loro chissà quando è che vengo su, e poi il bottino me lo portano su a 100 lire, un po' alla volta. E vabbè, ma a fare così non finiamo più. Più. Io vengo via da questa banda di pistola, mi metto in proprio così non ci penso più. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo perché era il suo mestè. Faceva il palo nella banda dell'Ortica, faceva il palo. È la sua banda meravigliosa che lo accompagna sul palco nello spettacolo Ci vuole orecchio, che vi consiglio di correre a vedere. Meraviglioso esserti contemporanea. Grazie per essere stato con noi. Che tempo che fu. Elio!